Quindi facciamo per l'ascolto cosa? In realtà è un grammofono di 4-5 grammofoni che possedeva un nostro amico e che purtroppo è morto in un incidente stradale nel 2019, Mauro Benedetti. Era un grande collezionista e melomane, e questo è il suo grammofono, che secondo me è quello che si sente meglio. E poi abbiamo recuperato dei dischi geniali. Adesso vi faremo sentire una serie di dischi e secondo noi, diciamo, dell'associazione Gigli sono i più rappresentativi di Beniamino Gigli. Non che le altre cose non le abbiamo cantate bene, ma secondo noi questi sono i più rappresentativi proprio dell'arte di Gigli, che è fatta di queste cose, insomma, un po' come tentava anche la figlia, questi mezze voci pianissimi. Un po' più liriche, diciamo, rispetto ad altri tipi di cantanti più eroici come Lauri Volpi, eccetera. Quindi adesso vi facciamo ascoltare Lontano, Lontano. Sì, dal Mefistofele, qua l'ha debuttato, anche al Metropolitan, sì, in cui abbiamo ricordato quest'anno i 100 anni dal debutto al Metropolitan. Mentre si prepara una recita e
a quella cornice dove qui vediamo solamente la figliolina, però c'è sia Enzo che la moglie, che potete ammirare al Museo Beniamino Cigli, la bella vetrina, insomma. Ecco, vedete come Cigli portava sempre dietro questa immagine, che è presente in diverse foto cigliane, quindi era una sua abitudine, una sua bella abitudine di portare la vetrina. Bene, allora iniziamo con il concerto. I nostri amici hanno preparato dei brani. Il primo brano è tratto dalla Nonesco, i Puccini, in quelle trine morbide, quindi chiamo soprano Astrea Abaduzzi e accompagnato ovviamente dal maestro Mattia Pedro. Ah, ecco, il soprano Astrea Abaduzzi, accogliamo un applauso. Oh,
ascoltare dalla Butterfly di Puccini, con ben chi vedremo.
cui abbiamo aperto col Gran Bomba, ricordando prima la vita della voce di Cigli. Ascoltiamo la l'aria del soprano, regnava il silenzio, cantata da Astrea Matarossi. Thank you.
dalla Tosca di Puccini e Lucia Pestelle. Il grande cavallo di battaglia di Beniamino Gigli, con cui ha reputato il San Carlo di Napoli, per salire su per carino. Thank you.
voi intervenuti, ringrazio l'amministrazione comunale, l'assessore e il sindaco, ringrazio il dottor Gianfranco Lei che ha fatto questo ricordo che viene veramente da ascoltare, da memorizzare, penso che rimarrà per questa sala, lo ricordo per sempre. Pensavo prima quando, adesso una cosa, quando Cartucci commemorò Leopardi, possiamo paragonare questo ricordo di oggi a quella, veramente mi ha dato questa forte emozione, non è per ma ci ha presentato una linea Cirri veramente diversa da quella che noi conosciamo dal punto di vista artistico, dal punto di vista del, di tutto il curriculum operistico di Rina, ma ci hai presentato veramente una figura di questa donna, quindi ti ringrazio, guarda, con tutto il cuore, grazie Gianfranco, grazie. Dalla Tosca di Puccini, Misse d'arte, cantata da soprano Pasquale. Oh.
No, veramente Gianfranco, ti meriti tutta la gratitudine dell'Associazione per gli Amici e del Comune dei Recanati. Veramente non sto a ripetermi, non sono un tipo che fa molti complimenti, ma veramente è questa tua, te lo ripeto ancora perché veramente è stata una presentazione dei Recanati che sarà negli annali dell'amministrazione comunale, sicuramente di tutta la città di Recanati. Io ringrazio quello che mi dici, io ho scritto e detto queste parole perché tutto quello che dico e faccio io lo devo sentire e devo dire che per Rina Gigli ho provato un momento di grande, grande stima e tenerezza per una donna di rendere sola, estremamente sola, e nella solitudine una grande, meravigliosa dignità. Non la dimenticherò mai. E spero che non lo facciate mai voi, come mi aveva detto lei, non mi dimenticherà. No, non sarà mai dimenticato. Buonasera. Favolosi nell'organizzazione di questa serata e vorrei ringraziare tutta l'amministrazione comunale. Vi dedicherei una cosa completamente fuori tema perché non è nel repertorio gigliano ed è la cavaltina di Semirami del Berraggio Lusinghier di Rossini. Ecco, è una cosa veramente pirotecnica e allegra perché c'è bisogno di tanta allegria. Grazie Sindaco, grazie Assessore che siete qui stasera, grazie a tutta l'amministrazione comunale e naturalmente un abbraccio all'Associazione Gigli. Quindi, thank you.
operai con tutti, grazie. Devo dire, non ti sei stabilito. Proprio no. Credo che hai fatto un repertorio che avrebbe fatto impazzire qualsiasi candidato. Sei un audace, ma per me. Grazie. Ecco, non saprei tutto chiudere in questa maniera. Straordinario. Grazie. Allora, io direi che possiamo stare un po' distanziati. Ecco, una foto. Così con le braccia aperte e ci abbracciamo tutti idealmente per tenere così le distanze. Io ne vorrei che ci sia qualcosa. Devo dire, assolutamente. Anche una parola al maestro. Bravo. È molto, molto attento nell'accompagnamento col cantante. Molto bravo. Va detto. E anche a te. Quanti anni? 33? Beh, allora affrontiamo bene questa carriera. Lei di dov'è? Nato a Modena? A Modena. E con chi ha studiato? Ah, beh, Carlo è stato un mio grande amico. Voce. Ho fatto una splendida Aida a Busseto con la regia. Straordinario. Ma poi a Modena c'è la Capaivanska e la Freni. Poi Estrella. Ah, bene. Bene, grazie. Grazie, grazie, grazie.